Ok ragazzi, adesso c'è il nostro Felun che inizierà ad andare alla raccolta o comunque a prendere i King Coconut che sono molto molto prelibati e dolci. Letting go, yeah, it isn't easy. Two hearts slowly breaking. Living the highs Ok ragazzi, adesso tengo la fune per controbilanciare il peso dei cocchi in modo tale che non cadano all'improvviso. Adesso lo faccio pian piano scendere, vedete? Ecco qua. Pol Pol andiamo bene? Pol Pol? Pol Questo è una varietà di cocco che si chiama King Coconut, è il re dei cocchi. Come vedete è molto particolare perché è arancione, non si vede spesso un colorito del genere ed è molto molto più dolce rispetto al classico cocco tradizionale verde. Mettiamo tutti insieme. Vedete ragazzi, questo grappolo è un pochino più maturo rispetto all'altro, vedete? Più anzianotto. Si deduce dal colore più scuro, vedete? Assume un colore marroncino. Ragazzi, vedete? Immaginate questo all'interno di questo, ovviamente quando era giovane. E questo qua marroncino che vedete è un cocco che non è mai riuscito a raggiungere queste dimensioni. Scende. Eccolo qua, questo a prima vista sembra più grande rispetto agli altri. Sì, secondo me sì. Vedete, quando assume un colore più marrone, vedete? Più marroncino vuol dire che è più datato, nel senso che l'interno del cocco è più duro. E quindi può essere utilizzato per la cucina, quindi cocco grattugiato e per l'estrazione del latte diretto, praticamente viene aggiunto un po' di acqua, spremuto e il ricavato è il latte di cocco, ovviamente che viene utilizzato per la cucina tradizionale del luogo. Ah, ok, niente, gli altri non si possono togliere perché sono ancora. Sono ancora non maturo abbastanza. Eccolo qua il nostro telum che è appena sceso. Fai penna che non lo Ah, vuole un po' d'acqua. Ragazzi, dategli un po' d'acqua per piacere. Avete visto, ragazzi, è un mestiere alquanto pericoloso, comunque alquanto difficile. Questo è tutto il contenuto dell'albero, ragazzi. Ti faccio vedere quanti grappoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ecco qua, ragazzi. Faccio vedere come viene tagliato. Possiamo utilizzare, prima di tutto, facciamo un colpo così, ok? Teniamo questo qua così, che ci servirà poi per utilizzare come cucchiaio per estrarre la polpa che c'è all'interno, che è molto più fresca e più morbida rispetto al cocco che è ormai più datato. Vedete ragazzi? In pratica noi lo tagliamo così. Creiamo, togliamo questa parte qua, un colpetto così, eccolo qua, ed ecco qua ragazzi, da qua apriamo, vedete? Ed è questo, è il suo interno, vedete? Ed è adesso
molto molto buono, ragazzi. È pieno di sostanze nutritive, tra cui soprattutto ci sono, è una bomba di sali minerali, pieno. Soprattutto per una giornata così soleggiata è proprio l'ideale. Ti rinfresca ed è veramente buono. Faccio poi vedere l'interno com'è. Finisco subito di bere il cocco. Ok, ce n'è un altro un po'. Ecco qua, ragazzi. Adesso lo tagliamo per metà. Vedete com'è l'interno? Faccio vedere, guardate. Vedete che esce così. Vedete? Guardate. Questa praticamente è molto molto saporita. Ed è pazzesca. Una cosa impressionante, ragazzi. È da provare davvero. Ragazzi, se questi tipi di video vi piacciono, lasciatemi un bel like, iscrivetevi al mio canale e ne vedrete delle belle. Grazie mille e al prossimo video. Ciao ragazzi!